salone di Francoforte è da sempre estremamente importante per i marchi tedeschi, con Audi e Volkswagen in prima fila. Il brand dei quattro anelli porta numerose novità, tra le quali spiccano la e-tron Concept, anticipazione della futura Q6 con la spina. In uscita nel 2018, con 500 km di autonomia, 3 motori elettrici e trazione integrale. E la nuova generazione della A4, con il debutto dell'intera gamma, dalle versioni berline e station wagon alla G-tron a metano, fino ad arrivare ai modelli sportivi S4 ed S4 Avant. Tra le novità Volkswagen troviamo la nuova generazione della Tiguan, basata sullo stesso pianale della Passat e con dimensioni cresciute e peso ridotto rispetto al passato, che sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in, e Golf GTI Club Sport, variante più estrema della media di Wolfsburg, con 265 cavalli di potenza e la possibilità di arrivare fino ad oltre 290 km orari. Seat presenta alla kermesse tedesca la nuova gamma Cupra per Leon e Ibiza, con potenze fino a 290 cavalli e sempre su base Leon Cupra, ecco la Seat Cross Sport Show Car, interessante variante rialzata della vettura spagnola. Mentre tra le novità Skoda spicca la nuova Superb Wagon, sempre più tecnologica, versatile e confortevole, e le varianti Sportline e Greenline dell'ammiraglia Boema.